Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo la nostra avventura su Nier Replicant, dove oggi finalmente raggiungiamo questo luogo, questa foresta dei miti, dove a quanto pare il nostro sogno è stato tradotto non solo da noi, ma anche da Yona ed anche il sindaco del villaggio di questa foresta, che praticamente ha scritto le stesse frasi che noi stessi abbiamo sognato, ripetendo la parola sogno in modo anche abbastanza violento all'interno della lettera. Però oggi finalmente andiamo a scoprire che cosa succede. Finalmente lo andiamo a vedere, si scopre. Quindi andiamo subito verso la foresta dei miti e cerchiamo di capirci un po' di più e magari sbloccare un altro di questi versi che ci servono per salvare nostra sorella Yona. Nel frattempo suoni di Windows che... si sentono in sottofondo e producono malessere. Eccoci qua. Il luogo incantato. Il grosso albero, se ci pensate, no? Nandaka shizukana mura da ne. Inki na mura da. Dōse roku demo nai koto ga okoru ndaro. Shiro wa mou chotto kotoba ni kiyo tsukeyō yo. Sì, lo so, dobbiamo andare a parlare lì col tizio, ma prima guardiamo un po' in giro, controlliamo la situazione. E ora possiamo parlare. Koto. Kotoba ni. Kotoba? Nanno koto? Densen suru. Yume miru. Yume miru hito? Nanda, kono kimyō na kanji wa? La voce di Wise assunse un tono interrogativo. Fushigi sou ni to wa shitsurei na. Cioè, sentite cosa sta succedendo? Una rottura quasi della quarta parete. Nani kore? E guardate anche la linea di testo, di dialogo, quanto è cresciuta. Il corpo dell'abitante tremò mentre l'uomo apriva gli occhi. Koyatsu ni kiku no ga yoi de aro. Anata tachi wa? Boku tachi kono mura ni ihen ga okotta tte kiite yatte kimashita. L'abitante fissò Joe e Wise. Watashi to kaiwa dekite iru tou koto wa anata gata o yume ni makikonde shimatta you desu ne. Yume? L'abitante del villaggio iniziò a spiegare. Nelle scorse settimane una malattia misteriosa chiamata Oniro Morte si è diffusa nella foresta dei miti. Chiunque la contrae si addormenta e vive per sempre nel suo mondo onirico. Il sindaco del villaggio ha stabilito che l'Oniro Morte si diffonde attraverso la lingua parlata, ma prima di poter scoprire altro è stato colpito a sua volta dalla malattia. Nandatte? Wise fissò il sindaco con la bocca contratta e guardate ancora come è aumentato la linea di dialogo. Stai dicendo che siamo stati risucchiati nel tuo sogno? Domandò. Beh, ecco, sì, rispose il sindaco. Penso proprio di sì. Esatto, in altre parole, disse Joe, abbiamo contratto l'Oniro Morte? Prima che il sindaco potesse confermare il sospetto di Joe, Wise esplose di rabbia. Sonna bacana. Itz, dove atte?
Il sindaco cercò di spiegare la situazione a Weiss. È così che funziona l'oniromorte, disse, cercando di ignorare le osservazioni del libro. Il sindaco cambiò discorso con grande imbarazzo e chiese a Joe chi avesse visto e di cosa avesse parlato da quando era al villaggio. Per farvi entrare nel mio sogno deve essere di certo successo qualcosa, spiegò il sindaco. Una certa conversazione, una parola specifica, qualunque cosa. Joe e Weiss ci pensarono su ma non ricordarono nulla. Troppe parole erano state pronunciate durante così tante chiacchiere insensate e conversazioni inutili. Grimoire Weiss non si fa mai coinvolgere in conversazioni inutili. Weiss sembrava offeso alla sola idea di non aver scelto attentamente le sue parole. Altro che offeso, narratore da strapazzo. L'idea mi ha umiliato profondamente. Irritato, Weiss alzò gli occhi al cielo, come se le risposte che cercava si trovassero lì. Non ho fatto niente del genere, lasciami in pace. La rabbia nelle sue parole contagiò anche Joe. Aspettate, disse Joe all'improvviso. Qualcuno ha parlato di contagio? Sì, e quindi? Beh, l'abitante del villaggio ci ha detto di fare attenzione alle parole contagiose. Il sindaco si sposta ad ascoltare con interesse, spingendo da parte un Weiss sorpreso. Devi aver detto qualcosa, vero? Disse il sindaco. Qualche combinazione specifica di parole, ti ricordi? Era qualcosa sul sognare, o qualcosa che sogna, o... Oh, ma come diavolo era? Una pecora? Urlò Weiss all'improvviso, dicendo la prima cosa che gli venne in mente. Gli altri lo fissarono per un momento prima di scuotere lentamente il capo. Dopo averci pensato un po', il viso di Joe si illuminò. «Mi ricordo!» disse. «Quelli che sognano!» ha detto. «Ne sono certo!» Alle sue parole, il sindaco tirò fuori uno spesso fascio di fogli dalla tasca. Li sfogliò un paio di volte prima di assentire in direzione di Joe. «Sembra corretto!» disse. «Lasciando cadere un foglio a terra, ho scritto quella frase anche nei miei appunti. Scommetto che è stata l'ultima cosa che avete sentito prima di addormentarvi.» Il sindaco scosse la testa, mentre con una matita consumata tracciava alcune linee su un foglio. «È un mese che studio l'oniromorte», disse. «Sono il sindaco, sapete? È il mio lavoro proteggere gli abitanti del villaggio dai pericoli, ma non era mai successo che due forestieri entrassero nei sogni della gente.» Il sindaco si fermò accigliato. «Probabilmente dovrei prendere appunti.» Weiss prese immediatamente la parola. «Sono impressionato dalla sua forza di volontà. Compiere una ricerca su una malattia in un sogno deve essere difficile. Tuttavia, suggerirei di concentrarci su come possiamo scappare di qui, invece di cercare di capirla.» Il sindaco strinse la matita così forte che la spezzò. «Ho provato a scappare. Sto cercando di uscire dal momento in cui ho capito di essere intrappolato nei miei sogni, ma non penso sia possibile. Questo è il mio sogno. Se ci fosse un'uscita la conoscerei.» Si interruppe per un secondo, lo sguardo perso nel vuoto. «Il mio villaggio era bellissimo», disse a nessuno in particolare, «e ci abitavano le persone più meravigliose che avessi mai sperato di incontrare. Ma quando si diffuse la malattia, le cose cambiarono. Come se qualcuno avesse lavato via tutto il colore della nostra vita. Voglio sentirmi di nuovo completo. Voglio che siamo liberi. E non mi fermerò fino a quando non succederà.» Joe annuì. «Eh? Un momento, non ho annuito. Se possiamo esserti d'aiuto, basta chiedere», disse Joe. «Aspetta un attimo, non ho detto niente del genere.» «Silenzio», urlò Weiss. Il libro osservò Joe e il sindaco con sicurezza. «Grimoire Weiss è sempre sicuro di sé. Grazie tante. Ora, sindaco, ci hai appena detto che niente che tu non conosca esiste nel tuo sogno. Ma sembravi sorpreso quando ci hai visti arrivare, eh?» Il sindaco sollevò la testa sconvolto. «Oh cielo, hai ragione, non sapevo che sareste venuti. L'immaginazione umana non ha limiti e viene alimentata dai sogni», disse Weiss. «Se puoi immaginare un'uscita, allora dovrà per forza esistere. Con il tuo permesso andremo a cercarla.» «Grazie», disse il sindaco, «non so come sdebitarmi. Nessuna ricompensa, siamo impazienti di uscire quanto te.» Il sindaco percepì il peso della preoccupazione scivolargli di dosso. Ora si sentiva leggero. «Buona fortuna a entrambi!» urlò mentre Joe e Weiss si allontanavano. «Contiamo su di voi!»
Mentre Joe scompariva nella foresta nebbiosa, il sindaco fu colpito da un déjà vu. «Ho già visto quell'uomo», penso. «Ma dove?» L'umore di Joe diventava sempre più nero man mano che si inoltrava nella foresta. Ore prima, la bellezza di quel nuovo luogo lo aveva convinto che avrebbe potuto attraversarlo, trovare l'uscita ed essere a casa per cena. Ma più si addentrava, più la foresta si chiudeva intorno a lui. La nebbia impediva la visuale e le rocce muschiose erano un pericolo continuo per le sue caviglie. Più di una volta fu costretto a reggersi agli alberi e ora le sue mani lasciavano una scia di sangue ovunque toccassero. In più, Wise si era dimostrato un pessimo compagno di viaggio. Incurante del terreno e dello sforzo, aveva passato il tempo a domandare a Joe di allungare il passo, lamentandosi della sua lentezza. Alla fine, dopo un commento sussurrato da Wise su tartarughe storpie dalla camminata più lesta, Joe esplose. «Tappati la bocca, Wise, non sei tu quello che deve camminare!» Joe si appoggiò a un albero, cercando di stirare la schiena addolorante. «Com'è possibile che la foresta sia così grande?» borbottò. Appena pronunciate queste parole, una cacofonia di insetti si alzò in volo. Il rumore insopportabile di ronzii, schiocchi e sibili era così forte da fargli vibrare i denti. Joe si coprì le orecchie e urlò per farsi sentire. «Wise, cosa sta succedendo?» Joe vedeva la bocca di Wise muoversi, ma sembrava stesse urlando dentro un tornado. Gli insetti urlavano, la foresta ululava. E proprio il momento in cui i timpani di Joe stavano per esplodere, il rumore si smorzò. Con cautela, l'uomo tolse la mano dall'orecchio sinistro e ascoltò le creature della foresta. Zzz, zzz. Quando quella sinfonia di versi diminuì ulteriormente, Joe iniziò a notare un suono ripetuto. Non è casuale, pensò. Non è un semplice rumore, è qualcos'altro. Gli insetti non gridavano inutilmente, stavano facendo una domanda. Da soli non è abbastanza, in due è l'ideale, in tre diventa pericoloso. Che cos'è? Per le mie illustri pagine è un indovinello. Immagino di sì, sembra forzato, ma potrebbe essere la chiave per uscire di qui. E allora ti lascio rispondere. Da soli non è abbastanza, in due è l'ideale, in tre diventa pericoloso. Che cos'è? La risposta è un segreto, la risposta è un'altalena e io che ne so. In tre diventa pericoloso. Oddio, non me le ricordo in realtà le risposte, sapete? Dovrebbe essere il segreto però. Indispettito che Wise gli avesse lasciato quell'arduo compito, Joe sospirò e diede l'unica risposta che avesse senso. È un segreto, vero? Il suono degli insetti cessò come era iniziato all'improvviso. Il sottobosco si aprì davanti a Joe come un'onda, creando un nuovo sentiero. «Gli artropodi della foresta stanno creando un sentiero per noi», disse Wise esultante. Felice di aver superato la prova, Joe si incamminò con rinnovato fervore. Il sentiero era più regolare del sottobosco e questo lo rinfrancava sia nel corpo che nell'animo. Finché ci fosse stato un sentiero, avrebbe avuto uno scopo. «Sembra che la foresta ci abbia accettati, eh?» disse Joe dopo un po'. Wise si girò verso il compagno. «La foresta non è un animaletto che puoi addestrare. Non sappiamo dove ci porterà questo sentiero». Appena pronunciate queste parole, si ritrovarono davanti a una sorgente limpida. Sorridendo, Joe raccolse un sassolino e lo fece rimbalzare sulla superficie dell'acqua. «Santo cielo!» esclamò Wise. La sua sorpresa era comprensibile. Ogni volta che il sasso toccava la superficie dell'acqua, nell'aria risuonava una nota musicale. Quando il sasso affondò, le increspature si unirono a formare delle parole. «Entro dalla finestra senza rompere il vetro. Quando è notte scompaio. Cosa sono?» «È facilissimo!» esclamò Wise. «Rispondi tu!» Joe si fece forza per non strangolare il compagno. «In fondo ha ragione, è molto facile. Entro dalla finestra senza rompere il vetro. Quando è notte scompaio. Cosa sono?» «La luce del sole!» Un getto d'acqua eruppe dalla fontana. La luce del sole filtrò dagli alberi e si riflesse sull'acqua, creando un arcobaleno scintillante lungo tutto l'orizzonte. «In tutta la mia vita non ho mai visto niente di così bello», mormorò Wise.
Forse davvero questo luogo ci ha preso in simpatia. Ehi, guarda, esclamò Joe, distogliendo l'attenzione di Wise dallo spettacolo. C'è una casa laggiù. Guardando nella direzione indicata dall'amico, Wise scorse una casupola tra gli alberi. Che strano, Wise. Chi costruirebbe una casa così isolata? Joe si avvicinò e bussò alla porta. Dopo un minuto abbondante la porta si aprì e un omino mise la testa fuori dall'uscio. Il suo corpo era completamente nascosto da un mantello nero e la sua faccia era oscurata dalla nebbia. Cominciò Joe. Ma prima che potesse continuare l'uomo fece un cenno e iniziò a parlare. Al mattino cammino su quattro gambe, al pomeriggio su due, alla sera su tre. Cosa sono? Joe cercò di chiedere all'uomo chi fosse e cosa facesse lì, ma lui continuava a ripetergli l'indovinello. Se vogliamo parlargli, dobbiamo rispondere al suo indovinello, disse Wise. Hai ragione, disse Joe. Almeno questo è facile. Al mattino cammino su quattro zampe, al pomeriggio su due, alla sera su tre. Cosa sono? L'uomo. In realtà questa è un indovinello abbastanza comune ed è, diciamo, tradotto tra virgolette in maniera simbolica, no? Perché qui si intende il mattino, intesa come la giovinezza, perché quattro zampe a gattoni, al pomeriggio due, perché camminiamo su due zampe, e alla sera tre, quindi al crepuscolo della nostra vita e ci appoggiamo sul bastone. L'uomo. La nebbia che avvolgeva la figura incappucciata svanì e proferò un'unica parola. Esatto. Detto ciò, l'uomo si tolse il mantello rivelando la sua vera identità. «Sei il sindaco!» esclamò Joe. L'omino scosse la testa. «Non sono il sindaco che conoscete. Ora ascoltate le mie parole. Tempo fa ho visto una versione di te che non eri tu». «Eh? Non capisco. Cosa significa?» «Con il tempo capirai. Ora voglio solo congratularmi con te per aver risolto il mistero dell'oriro morte. Ora dovete tornare dall'uomo all'entrata della foresta». Detto ciò, l'uomo rientrò in casa sbattendosi la porta alle spalle. Davanti agli occhi di Joe la nebbia salì dal terreno e avvolse la casupola facendola scomparire. Quando Joe e Wise tornarono all'ingresso della foresta, trovarono il sindaco appoggiato a un albero. Appena li vide scattò in piedi e corse verso di loro. «Santi numi!» esclamò. «Ce l'avete fatta! Ce l'avete fatta davvero!» Con la mano sinistra afferrò quella di Joe scuotendola talmente forte da rischiare di staccargliela dal braccio e con la destra agguantò la copertina di Wise sbattacchiandolo nell'aria. «Basta, vecchio pazzo, smettila di scuotermi! Non sai se ce l'abbiamo fatta oppure no!» Il sindaco sorrise entusiasticamente e scosse la testa. «Sono solo felice che siete vivi! Non pensavo di rivedervi!» Con un sorriso, Joe riuscì a sottrarre la mano dalla stretta del sindaco. «Abbiamo spezzato il sigillo dell'oniro morte!» disse. «Almeno credo». Il sindaco si illuminò mentre Joe gli raccontava i dettagli. Quando finì il racconto, il trio si sdraiò sul terreno addormentandosi. Joe sollevò la testa. «Aspettate un attimo, perché dovremmo sdraiarci e dormire? È da pazzi! Smettetela di lamentarvi, andate a dormire, sciocchi! Non si possono mettere in discussione le regole di questo luogo». Joe e il sindaco si stesero diligentemente sull'erba. «Vi siete già dimenticati?» continuò Wise. «Sono le parole che controllano la rimorte, che ci permettono di spostarci da un luogo all'altro. Per quanto sembrino innaturali, le parole sono assolute. Quindi, se le parole ci dicono di dormire, dobbiamo dormire. E quando lo faremo, la storia continuerà». Detto questo, i tre si sentirono gli occhi pesanti e il respiro rallentare. «Questa è la prima volta», iniziò il sindaco. «La prima volta che mi sento stanco da quando sono imprigionato qui». Le parole furono interrotte da un grande sbadiglio e poi l'uomo non si ricordò più niente. Potrebbero aver dormito un'ora o un anno. Quando si svegliarono, le cose intorno a loro sembravano più reali. La nebbia più pesante, le foglie più verdi. Si erano svegliati dal sogno. Joe scosse delicatamente il sindaco. «Buone notizie!» disse. «Ce l'abbiamo fatta!» «Oh, fantastico!» disse meravigliato il sindaco. «Ci siamo riusciti! Siamo tornati!» L'uomo sbatte gli occhi più volte come se non credesse davvero a ciò che stava vedendo. «Non avete idea di cosa significhi per noi!» L'oniro morte si stava diffondendo in tutto il villaggio e io volevo... Beh, pensavo di poter capire come fermarla, ma non è stato così. Dovevo aver contratto la malattia ed essere stato intrappolato nel mio sogno. Il sindaco cercò di alzarsi, ma cadde rovinosamente a terra. Fissò le sue gambe come per cercare di capire come funzionassero. Poi si girò verso Joe. Senza una parola, il giovane afferrò il sindaco e lo aiutò a mettersi in piedi. «Dovrò riabituarmi alla vita vera», disse il sindaco con un sorriso ironico. «Non ci metterai molto, ne sono certo», lo rassicurò Wise. «Ora però dovresti tornare a casa e riposare». «No,
disse il sindaco barcollando. No, non posso. Alcuni abitanti del villaggio sono ancora intrappolati nell'orino morte. Devo salvarli. Il sindaco si avviò lentamente verso l'albero di Nino al centro del villaggio, chinò la testa e iniziò a pregare. Quest'albero è sacro, spiegò a preghiera finita. È il custode della storia e dei ricordi del nostro villaggio. Le superstizioni rendono la nostra missione più difficile, bisbigliò Wise. Non dovremmo riporre la nostra fede negli dèi. Il sindaco scosse la testa. Non negli dèi, nelle parole. Le leggende narrano che il nostro albero sia la dimora di una magia potente conosciuta come verso sigillato. Joe e Wise non riuscirono a contenere la sorpresa. Avevano raggiunto un obiettivo nel luogo più impensabile. Direi che questo è un vero colpo di fortuna, disse Wise. Mentre si salutavano, Joe menzionò lo strano uomo del terzo indovinello e le sue ultime misteriose parole. Tempo fa ho visto una versione di te che non eri tu, ripeté il sindaco. Che cosa diavolo significa? Rifletté profondamente con lo sguardo perso nel vuoto. So che sembra strano, ma anche io avevo la sensazione di averti già visto, disse lentamente. Joe cercò di mantenere un'espressione neutrale, senza riuscirci, ma il sindaco sembrò non accorgersene. Ho avuto un déjà vu, ma penso fosse un'illusione creata dall'oniro morte. Probabilmente non significa nulla. Joe annuì e sorrise al sindaco. I suoi pensieri erano in tumulto. C'è qualcosa di sbagliato nel sindaco, nelle sue parole. E che cosa stava succedendo in quel luogo? Quell'indovinello si sarebbe rivelato il più difficile di tutti. Arigato gozaimasu. Kore de yatto futsuu no kurashi ni modoremasu. Shikashi, kimyou na byouki de aru na. Ee. Dekireba hoka no sonmin mo tasukete yaritai in desu ga. Oh, esecuzione oscura, finalmente. Evoca dal terreno degli spuntoni magici con cui trafiggere i nemici. Carica l'attacco per aumentare il numero degli spuntoni. Oh, finalmente. Chotto kantan sugi yashinai ka. Nandaka kono mura ni mo yudou sarete kita you na. Kangae sugi da yo, Shiro. Oh, quindi mano oscura adesso la possiamo togliere con esecuzione oscura. Che è la mia magia preferita in assoluto. Ecco qua. Eh sì, ragazzi. Qua dobbiamo entrare nei sogni. E qua dobbiamo entrare nei sogni per un motivo ben preciso. Respiro l'aria impregnata di morte e resisto all'impulso di ridere, perché so che avrebbe lo stesso effetto delle parole di un pazzo. Da quanto mi trovo in questo inferno? La mia prigione è nascosta sotto la scalinata di catacombe di qualche castello. Fuori sento un canto funebre. La luce qui non trova posto. Il vento è un amico dimenticato. Prego che la morte venga a prendermi, ma mi ha abbandonato. Il tempo passa. Un'eternità scivola via con un solo ticchettio d'orologio. Qualcuno bussa alla mia prigione. C'è qualcuno? Sento gridare da una voce familiare. Il mio salvatore. Graffio la porta dalla mia prigione riempendomi le unghie di schegge. Urlo, chiedendo aiuto. Rido, piango. Sicuramente mi sto inventando tutto, non può essere vero. Aiuto, gridò. Per tutti gli dèi, aiutatemi. Incredibilmente, sento il suono di un lunghetto che cade sul pavimento. Mentre la porta si apre, ho solo il tempo di vedere un ragazzo dai capelli argentei e un libro volante, prima che la luce mi accechi. I miei occhi, abituati all'oscurità, esplodono di dolore, costringendomi a girare la testa. «Chi siete?» chiedo coprendomi il viso con le mani tremanti. «Come siete arrivati qui?» «Sono Grimoire Wise. Questo è Joe. Ti stavamo cercando da tempo. Vieni, alzati. Ci sveglieremo insieme da questo incubo.» Quello chiamato Joe allunga la mano e mi aiuta a uscire dalla cella. Anche se i miei occhi non si sono ancora abituati alla libertà, il mio udito è acuto e riconosco il suono della pioggia battente. Non avrei mai pensato di poter sentire ancora questo suono, sussurrò. Sarebbe meglio se non fosse una brutta tempesta, disse Grimoire Wise Guarda i tuoi piedi. Apro a fatica gli occhi e vedo l'acqua lambirmi le caviglie e gli stinchi. Ce n'è così tanta. Sì, e più ci addardiamo più ne scenderà. Se non scappiamo ora, affogheremo in questo castello. Sappiamo che sei debole, ma sei l'unica speranza che abbiamo di sopravvivere qui. Il tempo, quell'amico dimenticato, si è ripresentato. Annuisco e mi riprometto di salvare i miei soccorritori a tutti i costi. Le catacombe del castello sono un labirinto che si attorciglia su se stesso come le budelle infinite di un gigante. Cerco di osservare i corridoi bui.
Alla fine del corridoio trovo una fila di 20 meravigliosi letti a baldacchino posti sopra un tappeto di velluto. Tutto è coperto da uno spesso strato di polvere e ragnatele. Cercando la porta per la sala successiva mi imbatto in una massa grigia informe. Era stata gettata di lato, contro il muro, e nonostante la mia febbre, credo di vedere la forma di una porta proprio dietro di essa. Mi avvicino per toccare quella sostanza, ma si trasforma in cenere e viene spazzata via dal vento. Capisco finalmente di cosa si tratta e cado in ginocchio piangendo. Corpi, mi trovo davanti a una montagna di corpi carbonizzati. Osservo il letto e poi la massa, fino a comprenderne l'orrore. Con orrore, qualcuno aveva ammassato quei corpi e li aveva bruciati. Che fossero stati vivi o morti non lo sapevo e per la mia salute mentale non me lo sarei più chiesto. Emetto un suono, non so se sia un grido o una risata. Poi la mia mente mi concede l'oblio e mi ritrovo ad aprire quella porta e lasciarmi alle spalle quelle stanze dell'orrore. Cerco di osservare i corridoi bui e procedo verso est. Alla fine del corridoio l'acqua mi arriva alla vita e io sono stremata sia fisicamente che mentalmente. Prego che questa sia la strada giusta per uscire. Alla fine non riesco a sopportare la vista dell'acqua e rivolgo lo sguardo verso l'alto. Immaginate la mia sorpresa nel vedere una serie di dipinti appesi alle pareti. Ognuno raffigura una persona nel fiore della giovinezza, riccamente vestita. Tuttavia, non conoscendo gli stili, penso che i protagonisti dei dipinti siano vissuti molto tempo fa. Un quadro cattura la mia attenzione. Il soggetto indossa un abito di un tessuto leggero, decorato a motivi floreali e di uccelli, stretto in vita da una cinta di pelle di squisita fattura. Sarebbe un abito straordinario anche per gusti moderni. Mentre guardo il ritratto sono spinta dal desiderio di toccarlo, ma proprio mentre allungo un dito verso il dipinto mi travolge una sensazione spiacevole. Fissando il ritratto noto che la tela in un punto prende la forma di un altro dito. Qualcosa dietro il quadro mi sta indicando. È un altro prigioniero, anche lui intrappolato qui per l'eternità? Non posso ignorarlo. Così prendo il dipinto con entrambe le mani e lo scaravento in acqua. C'è una rientranza dietro il dipinto e dietro di essa c'è un corpo. Che fosse un prigioniero, non posso salvarlo perché è già morto da tempo. Le ossa sono circondate da brandelli di stoffa, se ne è conservata solo una piccola parte, ma capisco che è la stessa dell'abito rappresentato nel dipinto. Stavo ammirando una mostra di corpi, bloccati alla vista dei ritratti delle vittime da giovani. Basta, coprendomi gli occhi avanzo nell'acqua. Cerco di osservare i corridoi bui e procedo verso sud. Alla fine del corridoio una fila di grossi e pesanti barili di legno allineate in una sala buia. Sicuramente sono pieni di vino. La sete mi attanaglia e non ricordo l'ultima volta che ho dato sollievo alla mia gola. Mi butto sul primo barile e tiro forsennatamente il tappo. Il furto di qualche bicchiere di vino non significa nulla, mi ripeto. I barili verranno comunque rovinati dall'inondazione. Alla fine il tappo cede sotto il mio attacco e un denso liquido rosso inizia a zampillare fuori. Questo non è vino, è sangue ancora caldo. Non so se sia di un animale o altro. Quel liquido ripugnante inizia a mischiarsi con l'acqua crescente, scaldando i miei piedi. Per gli dèi, anche gli altri barili saranno pieni di sangue. Non ho il coraggio di controllare. Il disgusto si trasforma in terrore mentre mi volto per scappare, ma le mie gambe mi tradiscono e piombo in quel caldo oceano di porpora. La puzza di morte ovunque, minacce di consumarmi, devo scappare da questo inferno. Gattonando come un animale, cercando di trattenere il grido d'orrore che vuole uscire, che vuole lasciare la mia gola, barcollo attraverso l'acqua rossa e fuori dalla stanza verso la libertà. Cerco di osservare i corridoi bui e procedo verso est. Alla fine del corridoio sono in un salone, cullato dal suono della pioggia. I miei piedi affondano nel tappeto rosso e gocciolante mentre mi avvicino al centro della sala. Vedo una tavola apparecchiata con porcellane e i resti di un sontuoso banchetto. Mentre i miei occhi si abituano vedo dei commensali lì seduti. Notando un movimento mi avvicino al capotavolo e mi allontano subito per l'orrore. Il padrone di casa è un cadavere, come gli ospiti seduti. Un'orda di orribili insetti striscianti ha preso dimora nei loro resti dandomi un'illusione di movimento. Questo splendido banchetto ora non è altro che una lapide ai dannati. Cerco per un secondo di controllare le mie mani tremanti, poi mi allontano lentamente. Nella disperazione di distogliere lo sguardo da quell'orrore, i miei occhi cadono sulle sedie su cui giacciono i morti. Una vista ancora più terribile sul banchetto stesso. Ogni sedia è coperta interamente da chiodi appuntiti. Questo spiega il colore del tappeto.
Posso solo pregare che gli sfortunati commensali fossero già morti prima di iniziare a mangiare. Perché se così non fosse, sarebbe fin troppo semplice immaginare le urla agonizzanti che riempivano la sala. La mia mente si sofferma sulla possibilità che queste creature possano aver commesso qualche crimine terribile, giustificando così una tale punizione. Anche se, in realtà, sospetto che non avessero commesso alcun crimine. Non ci sarebbe stato un domani per questi sfortunati. Questa è stata la loro ultima cena. Cerco di osservare i corridoi bui e procedo verso ovest. Ora l'acqua mi arriva al mento, mi lambisce la bocca e il naso. Sei proprio un... urla Joe. Vorrebbe certamente dire altro, ma il resto dell'insulto viene mangiato dall'acqua. Grimoire-wise, fradicio e lacero, galleggia sulla superficie dell'acqua. Per lui è già troppo tardi. Non doveva finire in questa maniera. Esatto, ragazzi. È possibile fare game over se si sbaglia la strada. Era una cosa che tecnicamente stavo tentando di fare, perché la stavo tentando. Volevo sbloccare tutti i dialoghi e, cioè, volevo sbloccare tutti i dialoghi e farvi vedere come si risolve questa side quest, perché è comunque una side quest. Il fatto è che comunque dovete girare e dovete trovare la strada giusta, ovviamente. Non è semplice, perché non è semplice, ma si può fare. Mentre invece qui c'è un altro signore che sta sognando. E se non sbaglio, questo sogno... Ah no, è sempre un'altra storia. Mi ricordavo ci fosse un altro tipo di sogno, in realtà. Invece no. Va bene. Una colonia di sculture enormi era visibile in lontananza, le loro forme stagliate contro l'orizzonte. Weiss e Joe non avevano mai visto nulla del genere, rimasero sbalorditi a quella vista. Forse sono dei miraggi, disse. In questa calura un miraggio non sarebbe sorprendente. Joe annuì e si asciugò il sudore dalla fronte, lasciando una scia di sabbia al suo posto. Era sicuro di non essere mai stato così assetato. L'antica strada su cui camminavano era nera e spaccata dal tempo. Qui e là ciuffi d'erba spuntavano dalle rocce come a sfidare chi aveva osato porre quel materiale sulla loro casa. Il calore riflesso sulla strada faceva girare la testa a Joe. Con i piedi doloranti si piegò per riposare. Non so quanto potrò andare avanti, sembra che qualcuno ci stia giocando un brutto scherzo. I lamenti erano già cominciati. Weiss cercò di non alzare troppo gli occhi al cielo. Uno scherzo? Disse. No, nessuno scherzo. Questa è la strada per la città d'arte. Forse anche il sentiero è un'opera d'arte. Non sembri molto convinto neanche tu. Forse no, ma pensarla così potrebbe aiutarti ad andare avanti. Joe guardò la faccia sorridente di Weiss, scosse la testa e riprese a camminare. Mentre il tempo passava, i piedi di Joe dolevano sempre più e la sua gola era sempre più secca. Cercò di pensare solo al passo successivo, perché la luce accecante gli impediva di fidarsi dei propri sensi. «Ci stiamo sicuramente avvicinando», disse Weiss, cercando di sollevare l'animo del suo compagno. «Sì, ne sono proprio sicuro». Incoraggiato, Joe sollevò lo sguardo. All'improvviso smise di camminare, fermandosi in mezzo alla strada con bocca e occhi spalancati e indicando l'orizzonte. «Acqua!» urlò. «C'è dell'acqua!» «Acqua?» domandò Weiss. «Impossibile, io non vedo dell'acqua!» «Proprio laggiù, davanti a noi! Guarda come il sole si riflette sulla sua superficie!» Senza aspettare una risposta, Joe scattò nella direzione indicata. «Ma che... non c'era acqua, non c'era altro che sabbia in ogni direzione!» Joe chiuse gli occhi e sospirò, mentre Weiss fluttava dietro di lui ridacchiando. «Credo che prenda il nome di miraggio!» disse. «Molti viaggiatori del deserto ne fanno menzione!» Joe scosse il capo sbalordito, poi indicò un punto lontano con gli occhi di nuovo spalancati. «Aspetta, ecco, siamo vicini, guarda, è proprio lì!» Joe riprese a correre, Weiss non poteva fare altro che seguirlo. Dopo qualche minuto di corsa Joe si fermò. «Avrei giurato che fosse da queste parti!» Confuso, si portò le mani agli occhi e li sfregò con decisione. Appena smise notò uno specchio d'acqua in un azzurro acceso oltre una salita. Urlò e partì alla sua ricerca. Dopo quasi un'ora, Weiss, ormai esasperato, si avvicinò a Joe e lo colpì in faccia con la copertina. «Basta, stupido idiota, smettila immediatamente! Non c'è neanche una goccia d'acqua qui!» Il volto di Joe si rabbuiò. «Neanche una! No, magari la prossima volta mi darei ascolto quando ti parlo!» Weiss si fermò un istante, poi riprese a parlare con fare leggermente più gentile. «Tuttavia, questa folle ricerca non è stata del tutto vana. A quanto pare siamo giunti nella città d'arte!» Joe alzò lo sguardo e davanti a lui si ergeva una fila di gigantesche sculture. Il loro viaggio era giunto al termine.
«Sono enormi!» urlò Joe, dimenticando del tutto la calura e il dolore delle ultime ore. «Non ho mai visto nulla di così grande!» Ogni scultura condivideva più o meno la stessa forma, quella di un lungo rettangolo proteso verso il cielo, ma la somiglianza finiva lì. Molte erano ricoperte da pannelli di vetri che riflettevano la luce in mille direzioni, mentre altre erano semplici strutture d'acciaio. Alcune avevano guglie molto alte sulla cima, altre tetti triangolari. «Che razza di città è mai questa?» disse Joe. «Dov'è la gente? Dove sono le case?» «Forse è una terra destinata puramente a uso artistico.» Il dialogo proseguì mentre attraversavano le città. C'erano miracoli ovunque. Grosse casse in ferro su ruote che poggiavano su rotaie d'acciaio. In ogni strada pendevano stupende opere con nicchie sprigionanti lucine rosse, ambra e verdi. Allontanandosi dalle imponenti sculture, trovarono un agglomerato dalle dimensioni più ridotte. La vastità di stili e colori era disarmante. Non riuscendo a identificare né un tema né un fine delle opere astratte che li circondavano, Joe e Weiss rimasero in silenzio. Alla periferia della città scoprirono 3 sculture dalla forma umana. Joe vi si avvicinò ed emise un sospiro di sollievo. Finalmente, iniziavo a stancarmi di quell'arte moderna. Le 3 statue erano identiche, a eccezione di una parola incisa sul braccio destro di ognuna. Su una c'era scritto Alfa, su un'altra Beta e sull'ultima Gamma. Mentre Joe si avvicinava per toccare la statua più vicina, un uccello si levò in volo da una delle sculture. Posandosi sulla spalla della statua, produsse una breve ma incantevole melodia che mutò in parole. «Solo una delle forme è quella vera, le altre sono false. La forma vera dirà sempre la verità. Quelle false, solo falsità. Ah, quelle false sono falsità, ok, pensavo l'altra.» Poi l'uccello si involò all'improvviso. Le 3 statue presero vita, con un sussulto iniziando a respirare, assumendo forma e colore. «Ehi, ma tu guarda», disse Joe, «sono vive!» Le 3 statue si inchinarono al cospetto di Joe. «Ti prego», disse Alfa, «tirami fuori da questo incubo, sono io quella vera!» «Non dire bugie», disse Beta. Si voltò verso Joe e alzò le mani al cielo. «Alfa è falsa, fidati, io sono quella vera!» «Tutte cavolate», disse Gamma. «Beta è falsa, lo sanno tutti che qui l'unica vera sono io.» Detto questo, le 3 statue tornarono immobili e la città fu nuovamente avvolta nel silenzio. «Se pensi bene a ciò che hanno detto, solo una di loro può essere quella vera», disse Weiss. Joe aggrottò le sopracciglia e ponderò bene la sua risposta. «Solo una delle forme è quella vera, le altre sono false. La forma vera dirà sempre la verità. Quelle false, solo falsità.» Allora, in questo caso la soluzione è molto semplice. Questo è un indovinello che in realtà viene fatto spesso e volentieri. E in questo caso la vera soluzione è Beta. Quella vera è Beta. Perché questo? Perché se Beta fosse quella vera, le bugie di Alfa e Gamma in questo caso avrebbero senso. Nonostante l'insicurezza nella sua voce, Joe vide Weiss annuire e si sentì rassicurato. «Se Alfa dicesse la verità, Weiss», disse Weiss in tono saccente, «Beta e Gamma sarebbero false, ma in tal caso l'affermazione di Gamma secondo cui Beta è falsa sarebbe vera, anche se Gamma dice bugie. Ed ecco che la teoria non regge. Ora, supponiamo che Gamma dica la verità. Ciò implica che Alfa e Beta dicono bugie. In questo caso, tuttavia, Beta dà del bugiardo ad Alfa, facendo sì che 2 statue dicono contemporaneamente il vero. Infine, ipotizzando che Beta dica il vero, allora le bugie di Alfa e Gamma avrebbero senso. Di conseguenza, quella vera deve essere Beta.» Sembra molto complesso detto così, ma è molto semplice in realtà. Terminata la spiegazione, Alfa e Gamma si sgretolarono senza produrre alcun suono e Beta riprese vita. «Congratulazioni», disse Weiss in tono gioviale, «è giunto il momento di risvegliarti.» «Grazie per avermi salvato», urlò l'abitante. Crollò in ginocchio e chinò il capo davanti a Joe, che, a disagio per la situazione, lo fece rialzare in piedi. «Perché hai fatto un sogno simile?» gli chiede Weiss. «Sei già stato in questa città?»
Lentamente l'abitante guardò gli strani oggetti e le sculture che costellavano il panorama. Poi scosse il capo. Non credo. Voglio dire, è impossibile, no? Non può essere che io sia già stato in un posto così. Ma al contempo sento di averlo già visto. Déjà vu, decisò Joe. Proprio come il sindaco. La mente di Joe fu pervasa dallo stesso vago senso di agitazione che l'aveva colpito durante il sogno del sindaco. E qui siamo ritornati. Ok, e a questo punto l'abbiamo salvato. Ora dobbiamo andare a salvare quest'altro. Ora, dato che io già vi ho fatto vedere come si svolge bene o male il, diciamo, il percorso o tutto quello che è, vi dico praticamente la strada giusta per far uscire adesso il paesano in questo caso. Ovviamente non rileggerò il tutto, andremo molto più veloci perché l'ho già letto. Ovviamente vi farò vedere direttamente le strade. Vi farò vedere direttamente le strade. Allora, in questo caso bisogna procedere per forza verso nord. A questo punto bisogna andare a est. Poi successivamente a nord. Successivamente a est di nuovo. Qui ovviamente siamo ritornati nella sala del banchetto dove eravamo l'altra volta. E a questo punto nord. Contro ogni aspettativa arriviamo alla porta d'ingresso. Buttala giù. Qualcuno grida e io faccio del mio meglio. Insieme a Joe e Grimor Wise butto tutto il mio peso contro la pesante porta. Al terzo tentativo cede e noi veniamo scaraventati fuori dal castello. La tempesta si sta allontanando, le nuvole sopra le nostre teste sono ancora nere e minacciose, ma verso ovest riesco a vedere un piccolo raggio di luce farsi strada tra le nubi. «Come posso ringraziarvi?» domandò mentre lacrime di gioia mi solcono il volto. «Sarei morta lì dentro!» Abbassando gli occhi noto che il mio vestito è stracciato e cerco di coprirmi come posso. «Il vestito?» chiede Wise. «Allora lei è una donna, signorina?» «Lo sono.» Sorrido ai miei salvatori. «Suppongo sia una sorpresa, dato che esisto solo in forma di parole.» «Vedo che quello chiamato Joe è deluso dal fatto che il mio vestito non sia descritto nel dettaglio, ma lo nasconde bene. Con un cenno e una scrollata di spalle ci incamminiamo verso il risveglio. Ma dietro di noi qualcos'altro si sta risvegliando.» Fumo nero riempie il castello abbandonato e copre come un sudario le numerose anime dannate al suo interno. Le finestre del castello scoppiano con un rumore assordante. La brezza riempie i corridoi e le sale, disperdendo per sempre il fumo nero. Mentre osserviamo straniti un infinito numero di ombre prendere vita, uscendo e rientrando dalle finestre rotte, i morti del castello si sono svegliati di nuovo e hanno assunto la forma di ombre. Ma noi siamo usciti. Ok, e abbiamo finito. Quindi abbiamo risvegliato praticamente tutti. Adesso prendiamo la ricompensa. Oh, spada una mano, fede. E qua abbiamo completato anche questa sezione di gioco. Vedete? Questa è la spada a una mano fede. Molto molto figa in realtà. È una bella katana che mi piacerebbe utilizzare, ma come danno purtroppo non abbiamo un granché. Detto questo, ragazzi, la puntata di oggi è stata un po' particolare, molto discussa, molto parlata, poco azione, ma credo che ne valga la pena. Detto ciò, è stato un piacere e ci becchiamo alla prossima.